ragazzi, ora queste trasformazioni di diciamo politropiche sono utili anche per la rappresentazione grafica delle, riprendiamo, già siamo in ora se, diciamo, se partiamo, diciamo, se questa è la trasformazione, possiamo vedere che per n per esempio uguale a 0, ragazzi, abbiamo già visto che la pressione resta costante, abbiamo visto lì, giusto? Quindi abbiamo un isopare in questo caso e quindi questo è n uguale a 0. Quindi sul piano PV possiamo rappresentare l'isopara facilmente, ma possiamo rappresentare tutte le politropiche in modo molto molto semplice, perché questo è n uguale a 0, questo è n uguale a 1, l'isoterma, vi ricordate? Un gas ideale, evidente che c'è un ramo di iperbole, eh? E se n aumenta, ovviamente aumenta questa pendenza, quindi diventa n uguale a k, giusto? Fino ad arrivare a una trasformazione in cui n uguale a più o meno infinito, che è l'isopora. Quindi partendo da un punto 1, arrivando al punto 2, voi potete semplicemente ricordandovi che all'aumentare di n, diciamo, avete questo, le curve man mano si inclinano fino ad arrivare poi all'isopora, voi riuscite a rappresentare tutte le trasformazioni senza fare uno sforzo di memoria enormi. Quindi per i gas ideali sia sul piano PV, questo anche sul piano TS potete fare la stessa cosa. Ricordiamoci perché utilizzo moltissimo questi due piani, ragazzi. Questo piano è molto utile per cosa? Per rappresentare cosa? Lavoro. Bene. Mentre questo è molto utile per ciò. Ma quale lavoro? Il lavoro reversibile. Ricordiamocelo sempre, perché altrimenti uno dice, vabbè, il lavoro in generale è maggiore o minore, e dimentichiamo che questo vale soltanto per le trasformazioni reversibili. Qualunque sia. Sul piano TS posso visualizzare bene anche il calore fornito reversibile. E ancora una volta io posso, diciamo, sul piano TS so bene che, diciamo, n uguale a 1 sta qua, è l'isoterma. Ovviamente abbiamo delle trasformazioni che possono via via andare, questa, diciamo, invece è la trasformazione n uguale a k sta qua, è la trasformazione entropica, trovate? Questo è n uguale a k, s uguale a 0, quindi è questo, n uguale a 1 questa qua perché è l'isoterma, questa è n invece, questa n uguale a 0, è un'isobara. E poi ovviamente se andate ancora più in alto avete n uguale k, avete, diciamo, una trasformazione, n uguale a più o meno infinito, avete una trasformazione isobara. Questa è n uguale a più o meno infinito. Quindi n uguale a 0, 1, k, infinito. Allora, queste trasformazioni, diciamo, questi piani, vi ho detto, ricordateveli sempre perché sono dei piani che ci aiutano a visualizzare le trasformazioni e le relativi lavori, calori forniti in modo reversibile. Quindi quando vado a confrontare una trasformazione rispetto a un'altra, almeno dal punto di vista delle trasformazioni reversibili, mi accorgo subito di qualche cosa. Che cosa? Se confronto una trasformazione, per esempio n uguale k, quindi questa trasformazione qua, con questa trasformazione qua, quindi partendo da un punto 1, se vado a ottenere n uguale k, vedete che più, diciamo, ha una pendenza più elevata rispetto a n uguale a 1 all'isoterma, giusto? Se il punto 1 è lo stesso, cioè questo, vedete? Parto da qua, questa è n uguale a 1 all'isoterma, n uguale a k è la diabatica internamente reversibile. Bene? Quindi io posso, andando a vedere i due lavori, andando a vedere quello che sta qua sotto, aspettate che no, è venuto male,
diagramma, questo è uno e questo è l'altro. Bene. Ok. Questa è trasformazione 1, questo è 2t, vuol dire che sto su un isoterma. Questa è 2, come la possiamo chiamare? Bravi. 2s. Quindi vedo subito che la 1,2s ha un integrale più grande rispetto alla 1,2t. Questo è l'integrale dell'1,2t e questo è l'integrale di 1,2s. Quindi se faccio le due trasformazioni, tutte e due le faccio interamente reversibili. In un caso comprimo, vedete, sto 1 verso 2, quindi sto andando a comprimere, la pressione finale è più grande rispetto alla quella. In un caso ovviamente, quindi comprimo il volume fino a questo punto, lo comprimo in modo isotermo, nell'altro caso lo comprimo in modo adiabatico, interamente reversibile, ho lavori diversi. Bene, quindi posso con le trasformazioni, andando a vedere le trasformazioni politrofiche, posso anche mettere a confronto su questi piani facilmente una trasformazione rispetto all'altra. Quindi fare una serie di considerazioni, come vedremo tra un poco, quando inizieremo a parlare di macchine a fluido, quindi quando cominceremo anche a valutare la trasformazione da realizzare in una macchina a fluido, potremo, almeno dal punto di vista reversibile, avremo subito su questi piani, dal punto di vista qualitativo, una relazione d'ordine tra una trasformazione e un'altra trasformazione, semplicemente guardando le aree su questi piani. Per me? Ma d'altronde potete anche capire, attraverso quella relazione che ho fatto prima con la temperatura, no? Cioè, se io comprimo, che succede? Aumenta la pressione e la temperatura, diventa la temperatura. Quindi è chiaro che se comprimo in modo adiabatico aumenta anche la temperatura e quindi dovrò in qualche modo dare qualcosa in più. Se invece comprimo e nello stesso tempo raffreddo, io riesco ovviamente a guadagnare qualche cosa. Quindi è evidente che non solo dal punto di vista matematico con quelle relazioni, ma anche dal punto di vista fisico, è evidente che questi ragionamenti mi portano allo stesso risultato, in modo un po' più semplice se li rappresento in modo grafico. Allora, se vi è chiaro a questo punto il concetto di lavoro fornito reversibilmente nelle diverse trasformazioni, isobara, isocora, isoterma, eccetera, e il calore fornito reversibilmente, possiamo cominciare a ragionare non con una singola trasformazione, ma con una serie di trasformazioni messe una dietro l'altra, fino a formare i cosiddetti cicli. Allora, iniziamo dai cicli tipo diretto, poi vedremo il ciclo inverso, per costruire delle macchine termiche. Una macchina termica diretta è una macchina che, converte continuativamente energia termica in energia meccanica. Allora, la prima cosa che ci viene in mente, senza badare troppo alla fisica, dico: va bene, se io ho una certa sorgente a una certa temperatura, quindi ho la possibilità di tirare da questa sorgente una certa quantità di energia, 100 joule per esempio, voglio convertire più di 100 joule in energia meccanica, ne voglio avere 120, ne voglio avere 200. Allora, è chiaro che questa è un'idea balorda, se potessi prendere da questo set, da questo serbatoio di energia termica, 100 joule, è evidente che qualunque sia la nostra macchina, che chiameremo sempre consist, se nella macchina entra 100, non posso tirare fuori 120. Perché non posso tirare fuori 120, ragazzi? Perché non possiamo generare energia, non si crea, non si distrugge. In realtà, uno dovrebbe dire questo, però potrei farlo, ma per un breve periodo di tempo. Perché? Allora, che cosa ci dice il primo principio applicato al nostro sistema? Delta U uguale a Q meno L, giusto? Quindi questa affermazione che ho fatto, non posso prendere 100 ed averne 120, è vera in condizioni stazionarie. Cioè, se io voglio farlo per sempre questa cosa, stazionare vuol dire che il mio sistema deve sempre alla fine ritornare nella stessa condizione,
quindi il delta U tra la condizione finale e la condizione iniziale deve essere nullo. Quindi se lo voglio fare in modo stazionario, quindi voglio che questo continui per sempre, continuativamente voglio che prendere 120, quindi non c'ho una batteria qua dentro che mi dà quel valore in più, giusto? Perché io potrei dire entra 100, qua dentro c'è il trucco, ci metto la batteria e quindi alla fine esce 120, ma non perché ho questa trasformazione in condizioni stazionarie, ma semplicemente quel delta di energia che vedo uscire in più avvengono a scapito del mio sistema, cioè il mio sistema dentro c'è un accumulo, ma questo quanto può durare? Un tempo finito. Se invece lo voglio realizzare in modo continuativo, cioè in condizioni stazionarie, abbiamo detto, quindi non cambia, quindi la U finale rispetto alla U iniziale, il delta U diventa nullo, questo è uguale a zero. E quindi se questo è uguale a zero, quindi se lo voglio fare continuativamente, Q deve essere al più uguale ad L, giusto? Quindi se io ho una Q con A, il primo principio mi dice che io al massimo posso prendere Q con A uguale a L, giusto? Questo mi dice il primo principio. Ma attenzione, queste macchine, sebbene non siano macchine perpetue del primo tipo, perché se Q con A, se L che io riesco a ottenere è addirittura maggiore di L, maggiore di Q, avrei una macchina perpetua del primo tipo, cioè una macchina che produce energia da nulla, e questo voi avete già detto non si può fare. Ma attenzione, non si può fare nel caso in cui delta U uguale a zero, cioè continuativamente non lo posso fare. Quindi potresti osservare delle situazioni particolari in cui vi sembra che il sistema dia di più di quanto sia entrato, ma semplicemente perché questo avviene a discapito di un'energia interna che avevo accumulato all'interno del mio sistema e che man mano sta scendendo. Quindi la U del mio sistema in questo caso sarebbe negativa, perché sto dando più lavoro di quanto, ne potrei dare, e questo avviene a scapito ovviamente della variazione di energia interna del mio sistema. Ma questo non avviene in condizioni stazionarie, perché in condizioni stazionarie il delta U deve essere per forza nullo, delta U uguale a zero. O stazionari o mediamente stazionari, ci sono delle due, sono delle differenti, evidentemente, io posso anche avere in condizioni mediamente stazionarie, voglio dire che la UK sta cambiando nella mia macchina, però ritorno sempre al punto iniziale. Quindi a questo punto faccio un numero di cicli continuativi in cui la macchina non è stazionaria in questo caso, cioè cambia l'energia del mio sistema, ma ritorna sempre alle condizioni iniziali, cioè lo faccio continuativamente questo, questa trasformazione ciclica, e quindi il delta U per ogni ciclo è assolutamente uguale a zero. Quindi attenzione, dal punto di vista del primo principio potrei avere che il delta U uguale a zero e Q con A uguale a L. Questa macchina ancora è una macchina impossibile, una macchina di questo tipo è una macchina perpetua, si dice, del secondo tipo. Bene? Quindi ricordatevi, quando è che la macchina perpetua del primo tipo? Quando L è maggiore di Q, sostanzialmente. Cioè io ho un'energia che sto prendendo, che sto convertendo, maggiore rispetto a quello che sto prendendo. E questo è impossibile se la macchina funziona ciclicamente, continuativamente. Una macchina perpetua del secondo tipo è una macchina di questo tipo, in cui prendo 100 ed esce 100. Perché questo non è possibile? Allora, supponiamo per assurdo che ciò fosse realmente possibile. Cioè che ho un 7 e un SEM e che la quantità di energia che prendo dal 7 T con A è esattamente quella che io riesco a convertire in lavoro e portare al SEM. Che cosa avrei in questo caso? Il delta S quanto sarebbe, quanto è uguale? Questo l'abbiamo ormai abbiamo già studiato il secondo principio della termodinamica, che ci dice che il delta S del mio sistema a quanto è uguale? È uguale alla sommatoria delle Q su T. Quale T? Partiamo dal set, quindi facciamo la generazione entropica totale, giusto? Quindi più che cosa? S generato totale, quindi non interna, sennò era T piccolo qua, Allora, questa in questo caso come si scrive questa relazione? Delta S com'è, ragazzi? Delta S, la macchina sta funzionando continuativamente, quindi delta S uguale a 0.
Quindi ho che questo è uguale a che cosa? Q su T7. Com'è Q? Ragazzi, com'è? Convenzione e segno. Posso anche farla come bilancio. Sapete farla sia come bilancio sia con la convenzione e segno. L'abbiamo scritto come, diciamo, con la convenzione e segno, quindi Q sta entrando. Quindi è più che cosa? Q con A su T con A. Attenzione, è valore assoluto. Cioè è positiva questa quantità, eh? Quindi più Q con A su T con A più Sgen uguale a 0, abbiamo detto. Ragazzi, se fosse realmente la trasformazione questa, come sarebbe, come dovrebbe essere questo generato per essere questo uguale a 0? No, attenzione, la somma di questo più questo è uguale a 0. Questa è la quantità positiva, e se generato come verrebbe? Ma posso avere generazioni entropiche negative? No. Noi sappiamo sempre che qualunque trasformazione io ho sempre un aumento, una generazione entropica, per forza. Bene, cioè la variazione dell'entropia dell'intero sistema composto isolato, questa sostanzialmente, perché questo rappresenta se generato, ricordiamoci che rappresenta la generazione entropica di tutto, giusto? Vi ricordate, il delta S del sistema isolato l'ho chiamato S generato. Per cui questa quantità non può, abbiamo detto, essere negativa. Vi ricordate, diciamo, qualunque sia la trasformazione che faccio, alla fine ho sempre, alla rimozione dei vincoli, è sempre qualche cosa che va a aumentare il mio delta S del sistema isolato. Il delta S può essere anche negativo, attenzione, ma il delta S del sistema isolato mai negativo. Ricordatevi questo, perché c'è una sottile differenza, diciamo, tra le due cose. Ovviamente questo vi comporta, se dite che questo non può essere, il delta S del sistema non può essere negativo, poi c'è una scemenza. Allora, è evidente che se io avessi una trasformazione di questo tipo per assurdo, io avrei andrei a contraddire il secondo principio della termodinamica così come l'abbiamo definito. Allora, questa enunciazione, diciamo, fisica del problema, dell'impossibilità di convertire integralmente energia termica in energia meccanica in modo continuativo, rappresenta il secondo principio della termodinamica nella definizione di Kelvin. Allora, noi abbiamo visto, che ho detto, ragazzi, attenzione, perché noi scriviamo e definiamo, facciamo il secondo principio della termodinamica dei sistemi chiusi in modo postulatorio, ricavando una relazione che è quella che abbiamo visto l'altra volta, che è questa. Il delta S di un sistema è la somma dei flussi entropici più la generazione entropica. E abbiamo formulato matematicamente questo secondo principio della termodinamica. La definizione che voi avevate del secondo principio, invece, dalle scuole superiori, era quella fenomenologica, ed era esattamente, noi l'abbiamo vista adesso, come conseguenza del secondo principio. Cioè, questo secondo principio ci dice che è impossibile convertire integralmente energia termica in energia meccanica in modo continuativo, e questo è l'enunciato di l'enunciato di Kelvin che voi avete già studiato nelle scuole secondarie superiori. E il secondo principio della termodinamica, avete dato due enunciati, quello di Kelvin e quello di Clausius. Kelvin che cosa dice? Cioè, guarda, che secondo il principio della termodinamica è impossibile convertire integralmente energia, diciamo, in meccanica. Clausius invece dice che è impossibile che il corpo si scambi la temperatura più fredda per più caldo. Esatto, in modo continuativo, perché ci abbiamo detto che non c'è essere il trucco, giusto? Allora, come vedete, la prima l'abbiamo già dimostrata l'altra volta. Vi ricordate, l'altra volta abbiamo detto impossibile trasferire energia termica, perché anche lì verrebbe l'essere generato negativo. E questa l'abbiamo visto oggi. Quindi, a questo punto, io posso dire che, non potendo avvenire, diciamo, questo, ma io so che invece posso convertire energia termica in energia meccanica, ma devo necessariamente avere un sistema, un set, al quale fornire energia termica, diciamo, una parte dell'energia termica che ricevo dal set di Conato. In questo modo posso riscrivere il secondo principio evitando di fare una macchina perpetua del secondo tipo. Andiamo a vedere come si riscrive. Andiamo a vedere. Allora, riscriviamo primo e secondo principio in questo caso.
Allora, il primo principio si riscrive in questo modo, sempre delta U è uguale a 0 ovviamente. Che cosa sarà uguale a delta U? Questo punto non è soltanto Q con A, non c'ho soltanto Q con A che... Sarà uguale a Q con A, sta entrando, giusto? Poi? Meno Q con B. Meno ovviamente il lavoro netto uscente. Quindi L sarà uguale a Q con A meno Q con B. Quindi cosa mi dice questo qua, il primo principio? Mi dice guardate, non andrò, il lavoro che, diciamo, che posso ottenere da questa macchina non sarà uguale a 100, sarà 100 meno qualche cosa, 100 meno 10, meno 20, meno 30, ma non sarà mai esattamente 100. Ma 100 meno quanto? Questo ce lo dice, abbiamo detto, il secondo principio. Scriviamo il secondo principio. Il secondo principio ci dice che delta S è uguale a che cosa? Flussi entropici. Questa volta ce ne ho due di flussi entropici. Uno entrante e un altro uscente. Flusso entropico entrante è positivo, quindi più Q con A su T con A. Primo pezzo. L'altro è uscente, quindi meno Q con B su T con B. Sempre un valore assoluto per ricordarci. Io adesso ve li metto questi valori su per farvi capire, guardate, l'ho levato il segno, l'ho messo fuori, va bene? Potevo anche fare sommatoria di Q su T e tenerlo dentro al simbolo Q, però così l'ho esplicitato, così vediamo se è possibile o non avere una macchina di questo tipo, perché altrimenti se non metto il segno fuori io non riesco a vedere se l'S generato è positivo o negativo, giusto? Li trovate? Se invece li metto fuori riesco, diciamo, subito, prima, non avendo questo, ho subito capito che non poteva avere questa macchina, perché non c'era, perché questo era positivo, quindi diventava se generato negativo, giusto? Quindi questo più S generato. Nel caso in cui abbiamo detto, come qua abbiamo messo uguale a 0, qua mettiamo allo stesso modo, no, delta S uguale a 0, e quindi posso scrivere che S generato a cosa è uguale? Porto dall'altro lato questa cosa, quindi diventa Q con B su T con B meno Q con A su T con A. Allora, attenzione, questo qua diciamo, ancora sono dei valori assoluti. Ora, posso avere una situazione in cui l'S generato non ha un valore negativo? Certo che lo posso avere. Basta che il flusso entropico in uscita è maggiore del flusso entropico in entrata. Bene. C'è una condizione che è la condizione limite. Qual è questa condizione limite in cui, diciamo, questa situazione si inverte? Perché è chiaro che c'è una situazione in cui io ho messo 100 da un lato, va bene? Entra 100 e voi dite esce 99. E 99 magari esce ancora negativo. Allora dovete fare un altro po', 98, 97, 96, fino al punto in cui ho che il flusso entropico entrante è uguale al flusso entropico uscente. Questa è la condizione migliore, cioè la condizione di irreversibilità. Allora, qual è questa condizione di irreversibilità, che la posso scrivere subito, in cui il flusso entrante è uguale al flusso uscente e l'S generato a questo punto non è più negativa, ma è uguale a zero, giusto? È questa, quella in cui S è uguale a 0 e quindi Q con A su T con A è uguale a Q con B su T con B. Vi trovate? Quindi, quando la macchina è reversibile, io posso, diciamo, potrò al massimo, al più avere, mettiamo sopra così, non ve ne cancello e continuiamo questa parte qui. Allora, ovviamente quella relazione la scriverò, la posso scrivere anche come Q con B su T con B uguale a Q con A su T con A. Quindi, che cosa vuol dire questo? Lo posso scrivere ancora in un altro modo, che Q con A su Q con B sarà uguale, vedete ragazzi, questo lo porto qua, questo lo porto da quest'altro lato, sarà uguale a T con A su T con B. Allora vuol dire che se io ho
una sorge a questo punto, non posso più parlare esclusivamente di 100 joule e dico ne converto 99, ne converto 98, perché capisco che il problema non sta soltanto in quanti joule sto convertendo in energia meccanica, ma quanti joule mi vengono dalla serbatoio, da qual è la temperatura del serbatoio da cui vengono, diciamo, 100 joule. Ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto nella, diciamo, nella lezione, il secondo principio. Attenzione, la qualità dell'energia è data non dai 100 joule punto, ma è data da 100 joule connessi alla temperatura del set da cui prendo questi 100 joule. Una cosa è prendere 100 joule a 20 gradi, un'altra cosa è a 100, un'altra cosa è a 1000. Attenzione, non devo parlare di gradi Celsius, ma devo parlare di temperatura termodinamica, quindi di Kelvin. Quindi se io ho una macchina, cioè un serbatoio di energia termica che sta a 1000 Kelvin, il mio set in cui posso buttare il cascame termico, quello che resta, secondo voi chi è? Allora, la macchina da cui prendo è una macchina in cui prendo della legna, faccio ardere la legna e porto a 1000 Kelvin, giusto? Oppure, ancora meglio, c'ho un combustibile ancora più pregio, c'ho petrolio, c'ho gas naturale, il carbone, quello che volete. Portate non a 1000, a 2000, a 3000 Kelvin, ma questo è un altro problema, lo vedremo tra un poco. La temperatura di fiamma, la temperatura alla quale si può portare la fiamma con un combustibile, tanto più il potere calorifico del nostro, diciamo, combustibile è elevato e nello stesso tempo tanto meno gas inerti, diciamo, do nella, diciamo, nella combustione, tanto più la temperatura di, diciamo, di fiamma sarà elevata. Ma al di là della temperatura di fiamma, che avete forse già visto nei corsi di chimica elementare, giusto? Allora, vedete adesso, diciamo, come si connette anche la parte chimica alla parte termodinamica, cosa servono? Allora, questa temperatura alla quale voi potete, diciamo, dalla quale potete, questo set al quale voi potete prendere una certa quantità di energia, potete convertirne tanto, diciamo, potete convertire tanto un valore tanto più elevato, tanto più elevata sarà la temperatura T con A. Per cui se T con A è 1000 Kelvin e T con B chi è, abbiamo detto? Dove lo butto il cascame termico? La macchina, una volta che l'ho utilizzato, dove lo butto questo calore? L'ambiente. Che temperatura c'è l'ambiente? 20 gradi più o meno, 20 gradi Celsius, quanti Kelvin sono? 300 Kelvin, ingegneristicamente. Vuol dire che cosa vuol dire? Questo valore è 1000 diviso 300, cioè quanto è? Per cui, Q con A su Q con B, se ci avrò 100 joule qua, quanto ne devo posare qua? 30 li devo posare. Almeno 30, almeno 30, se la macchina è irreversibile ne poso 30, va bene? È chiaro come facciamo il ragionamento. Se invece 1000 sono 2000, e qua ne poso 15 nella macchina irreversibile. Se sono 10.000 ne posso posare solo 10, va bene? Cioè, tanto più elevato sarà il valore del set T con A, tanto più elevata sarà la quantità di energia che io posso convertire in, ovviamente, in energia meccanica. Vi è chiaro questo giochetto? Ve lo ripeto? Anzi, lo chiediamo a qualcuno di voi, lo chiedo a lei. Allora, se io ho 100, allora facciamo un esempio. Se io ho 100 joule che prendo da 7 T con A e la temperatura del mio 7 T con A non si trova a 1000 gradi, ma si trova a 2000 gradi, che cosa avrò qua? 2000 Kelvin, non 2000 gradi. 2000 Kelvin, no? E? Quindi qua resta sempre, l'ambiente resta sempre quello, giusto? Quindi vuol dire che io la quantità Qb sarà minore. E quanto di minore? Vediamo un attimo. Q con A è sempre 100. Scriviamo T con A e T con B, questo diventa 2000 come temperatura in Kelvin. Questi sono Kelvin, ragazzi, sì. Questi sono Kelvin. Quindi su 300 ancora, quindi? Quindi questo, se diciamo, uno 0 e uno 0 lo posso levare, giusto? E quindi se questo diventa 100, questo quanto diventa? E quindi quanto posso qua? La metà di 30, quindi? E quindi per 100 joule poserò 15 joule in questo lato. Almeno 15 joule, perché se S generato non è uguale a 0, quanti ne poserò?
ne sarò, diciamo, 20, ne sarò 25, dipende quanto è irreversibile la mia macchina. Beh. Allora, questa macchina che opera attraverso questi due cicli, signori, non è altro che la cosiddetta macchina di Carnot. Andiamo a vedere come funziona la macchina di Carnot. Ragazzi, però prima di vedere la macchina, vi è chiaro questo ragionamento che ho fatto? È chiaro a tutti? Ci sono domande? Bravissimo. Oppure nessuno ha capito. Poi, quando ci sono domande è pericoloso, perché o vuol dire che tutti hanno capito, o vuol dire che nessuno ha capito. Quale delle due cose? Lei ha capito. Allora, questa ce la scriviamo qua, Q con A, Q con B, e guarda, T con A, allora la macchina di Carnot, quindi, è una macchina che ovviamente converte appunto questa massima quantità di energia, che è proprio quella che vedo lì. Allora, innanzitutto, quando parlo di macchine termiche, abbiamo detto che sono macchine che sono in grado di convertire continuativamente energia termica in energia meccanica. Per cui, se voglio vedere quanto sono buone queste macchine, posso parlare del rendimento di una macchina. Che cos'è il rendimento di una macchina? È il rapporto sempre tra ciò che ottengo e quello che devo dare, va bene? Allora, che cosa sto ottenendo da questa macchina, ragazzi? Da quel sistema lì, che è la mia macchina termica, cosa ottengo? Il lavoro, quindi il lavoro è qui, diviso cosa? Quello che devo dare, cosa devo dare? Q con A, e quindi L diviso Q con A. Ora mi ricordo che il lavoro che devo dare, per il primo principio, che lo devo dare continuativamente, quindi delta U uguale a zero, giusto? La L ho visto che è uguale a che cosa? Sta scritto là sopra, vi ricordate? Q con A meno Q con B. Quindi diviso Q con A è uguale a 1 meno Q con B diviso Q con A. Questo è vero per qualunque macchina termica, o meglio, qualunque macchina termica semplice operi tra due set, uno a temperatura superiore e un altro a temperatura inferiore. Potrei dire anche macchine con più set, quindi la relazione diventa un po' più complessa. Ma logicamente questa, diciamo, quasi tutte le macchine che io andrò a studiare hanno un comportamento di questo tipo, cioè operano tra due set, uno a temperatura più elevata e l'altro a temperatura più bassa. Nel caso di una macchina di Carnot è chiaro che avrò Q con A su Q con B, Q con B su Q con A, la posso mettere, diciamo, in modo inverso, quindi ho 1 meno T con B su T con A. Quindi io posso mettere anche su un grafico questa relazione, se questo è il valore del rendimento eta della macchina di Carnot, posso mettere in funzione di T con A, ovviamente il grafico parte da quale valore? Ovvio che non posso avere se devo avere un sistema che fornisce energia, almeno deve avere una temperatura superiore rispetto ovviamente al set T con B, giusto? Quindi posso partire, se questi sono i 300 Kelvin, quindi parto da 300 Kelvin e, diciamo, ovviamente costruirò il mio grafico in cui il rendimento va a aumentare, ma quale sarà il valore massimo per T con A che tende a infinito? 1, certamente più di 1 non posso fare, va bene? E quindi posso costruire un grafico in cui c'è un rendimento della macchina di Carnot in funzione della T con A. Più grande sarà la T con A, abbiamo visto 1000, abbiamo visto che riesco ad avere un rendimento di 100, visto che siamo 1000, quant'è? Ui, quant'è? 1 meno 300 diviso meno, quanto fa? No, è 0. 0, una cosa è 0, una cosa è 0,7. 0,7.
Quindi nel caso in cui abbiamo visto 1000, diciamo questo diventa 0,7. Ma se io devo, diciamo, se già aumento a, diciamo, 2000, arriverò con la macchina di Carnot, abbiamo visto, a 0,85, giusto? Poi ancora a 10.000, a 0,8, vedete che man mano che cresco con la temperatura, non è che cresce linearmente questo, diventa sempre più difficile, non raggiungerò mai uno, devo avere una temperatura infinita per raggiungere uno. Per questo dico che è impossibile convertire integralmente. Al limite dovrei arrivare a una temperatura infinita per convertire integralmente, ma è sempre, vale sempre una relazione d'ordine in cui il rendimento della macchina di Carnot sicuramente è sempre inferiore a 1. Ed è il rendimento massimo possibile. Io non posso pensare di avere una macchina che ha un rendimento maggiore della macchina di Carnot. Se la temperatura di fiamma sta qua, io posso avere un rendimento che pare a questo, ma non potrò mai superarlo. Perché non potrò mai superarlo? Andiamo a riscrivere il rendimento di una macchina reale, a questo punto mettendo dentro cosa? Non la macchina reversibile, in cui T con, cioè un Q con B su Q con A uguale a T con B su T con A, ma la macchina irreversibile. Ora, per la macchina irreversibile, ricordiamoci che vale questa relazione. Quindi, se io scrivo, la riscrivo qua, Q con B su T con B, meno Q con A su T con A uguale a Sgen. Ora prendo questa parte qua e la porto da quest'altro lato, quindi diventa più Q con A su T con A, questo la levo da qua, poi che faccio? Divido per cosa? Divido tutto per Q con A. Queste e queste se ne vanno. Moltiplico tutto per T con B. Questo e questo se ne vanno. E che cosa ottengo? Ottengo che Q con B su Q con A è uguale a T con B su T con A più S generato, TB S generato Q con A. Ci siete? Come no? TB S generato Q con A. Q con B su Q con A è uguale a T con B su T con A più TB S generato Q con A. Ci siete? Quantità, entrambe positive per come abbiamo scritto, i valori, i segni li avevo già portati fuori dalla Q, ragazzi. Quindi queste quantità qua sono tutte positive. S generato è positivo, la temperatura del è positivo, Q con A è positivo. Quindi sono quantità positive tutte quante, attenzione. Ok. Vado a sostituire in questa relazione Q con B su Q con A e quindi ottengo questo è uguale a 1 meno T con B su T con A, quindi meno ancora TB S generato diviso QA. Caso particolare, S generato nullo, macchina reversibile, macchina di Carnot, questo se ne va, 1 meno TB su T con A. Ecco la macchina di Carnot. Ma nel caso più generale, il rendimento rispetto al rendimento della macchina di Carnot sarà sempre più piccolo, perché al 1 meno TB meno T con A devo ancora sempre sottrarre qualche altro pezzo. Che cosa? Il prezzo che devo pagare per le irreversibilità interne ed esterne, perché S generato è l'S generato totale del mio sistema isolato, quindi sono dovute sia le cause interne sia le cause esterne. Ci siete? No. Secondo caso particolare, ha parlato di due casi particolari. Sì. Il primo è che mi porta a quell'equazione. Allora, lei ha praticamente rendimento è uguale a 1 meno QB diviso Q con A. Quindi a 1 meno TB su T con A meno TB S generato Q con A. A questo punto è evidente che lei può avere una situazione in cui non ha più la macchina reversibile, ma una macchina irreversibile. Nella macchina irreversibile, quindi in questo caso particolare in cui noi avevamo S generato uguale a 0, avevamo la macchina di Carnot.
Nel caso in cui invece non abbiamo la generazione entropica nulla, lei dove può stare? Qua su questo grafico? Può stare a parità di temperatura, quindi a 1000 Kelvin. Quanto sarà Tb su T con A? Sarà sempre 0,3. Quindi c'ha 1 meno 0,3 meno qualche altra cosa. Quanto? Potrò stare qua, 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 così via. Cioè potrà stare un poco più sotto, dipende da cosa? Dalla reversibilità della sua macchina. Tanto più la macchina è buona, tanto più si avvicinerà alla macchina di Carnot, ma non potrà mai superarla. Cioè il limite teorico non è la conversione totale di energia termica in energia meccanica, qua non ci potrà mai arrivare. Non potrà mai arrivare a uno, il massimo che può prendere è il rendimento della macchina Carnot. Quindi se lei dice c'è un rendimento in questa situazione pari a 0,8, che cosa ha una macchina perpetua? Il secondo tipo. Non può essere. Il massimo che lei può avere asset, diciamo a 1000 gradi, è 0,7 come rendimento. Se c'è un rendimento a 0,8 vuol dire che sta contraddicendo il secondo principio, giusto? E voi potete scrivere potete fare errore di calcolo, questo sì, ma se vi viene un rendimento maggiore del rendimento della macchina Carnot, che dovete dire? C'è un errore concettuale, non c'è più un errore di calcolo nel vostro esercizio. Chiaro? Quindi gli errori di calcolo si possono fare, gli errori concettuali no. Quindi quando dove andate a scrivere, diciamo, qualche cosa, dovete sempre vedere, vabbè, fammi vedere il rendimento che mi è venuto. Al limite potreste anche fare una cosa, e va bene, ma facciamo un rendimento invece del rendimento di prima legge, introduciamo un altro rendimento che si chiama rendimento di seconda legge, che è uguale al rendimento della macchina rispetto a quale rendimento? Al rendimento della macchina di Carnot. Ma quale macchina di Carnot? Io ne ho infinite di macchine di Carnot, giusto? Vi trovate che sono infinite le macchine di Carnot? La macchina di Carnot può essere quella che sta a 500 Kelvin, quella che sta a 600, a 700, a 800, a 1000, ne ho infinite. Quindi se io voglio confrontarmi con quella mia, con cui io devo andare a fare i conti, quale macchina di Carnot andrò a fare i conti? Quella che ha le stesse, le medesime temperature dei due set, T con A e T con B, giusto? Quindi io vado a prendere il rendimento diviso il rendimento della macchina di Carnot, che cosa mi può venire al massimo qua? Che la mia macchina è proprio la reversibile, quindi al più cosa verrà? Uguale 1, ma sicuramente non potrà mai venire minore di 1, e parlo maggiore di 1. Quindi io posso qui, il rendimento di seconda legge può essere addirittura quasi uguale a 1. Questo sì, ma stiamo parlando di rendimento di seconda legge, non il rendimento di prima legge. Il rendimento di prima legge vale una relazione d'ordine che eta è più piccolo del rendimento della macchina di Carnot, che ha una relazione stretta di ordine con 1, perché potrebbe arrivare soltanto con T con l'infinito, T con la valle infinita. Quindi attenzione, eta è inferiore al rendimento della macchina di Carnot, inferiore a 1. Questo rendimento di seconda legge, questo potrebbe addirittura arrivare alla macchina di Carnot, ma qua in condizioni proprio di reversibilità. Stiamo parlando ancora una volta di situazioni praticamente poi impossibili. Allora io vi invito a ricavare ogni volta che fate il rendimento, oltre al rendimento di prima legge, ricavatevi anche il rendimento di seconda legge, così capite qual è il vostro massimo teorico, qual è la macchina con cui vi dovete confrontare. Vabbè, tra le tante macchine di Carnot, perché non esiste una di macchina di Carnot. Quindi dice, vabbè, la macchina di Carnot, dite quando io vi faccio questa domanda. Quale macchina di Carnot? Ci sta quella a 1000, a 1200, a 1400? Posso vedere, diciamo, qualunque macchina di Carnot che sta qua sopra. Io mi devo andare a confrontare con quella mia che sta la stessa, ovviamente, temperatura T con A. E la medesima T con B, perché questo grafico l'abbiamo fatto tutto per T con B uguale a 320. Quindi T con B resta una pietra, quello non cambia per voi, a meno che non andate a fare le macchine che vanno sulla Luna o su Urania, va bene, allora voi diciamo, ovviamente T con B cambia l'ambiente. Se invece lavorate sulla Terra, è quello il TB, è quello, è l'ambiente. Va bene? E quindi l'unica cosa che vi cambia è la T con A. Potreste lavorare con l'acqua del fiume invece che l'aria, qualcosa potete guadagnare, ma ben poco. E se voi avete l'acqua calda, se voi avete non i 1000 Kelvin, facciamo il caso dell'altra volta, cioè, mettiamoci nel caso in cui ho detto vabbè c'ho 20 gradi, diciamo invece di tenere l'acqua a 20 gradi avete a 20, cioè a 30 gradi, che avete? 310 la vostra temperatura e 300 l'altra, fate un momento questo calcolo,
fate 1 meno 300 diviso 310, quanto potreste convertire? Niente, 0,032, cioè praticamente se uno avesse la macchia di Carnot, perché non ce l'era la macchia di Carnot, alla fine dice vabbè, questa me la tengo per lavarmi le mani, vabbè, dovrei fare una macchia perfetta per avere praticamente niente, e allora dice vabbè, ma queste schifezze, non è più energia, vabbè, allora 5 minuti di massa.